penso che sia una giornata di rincoglionimento, perché pure io stanotte sì ho dormito, ma c'ho un sonno che mi si magna. Questo che già c'aveva prima. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, settimana scorsa di martedì avevo cominciato un video che non ho più concluso perché forse non mi andavo, perché non lo so, diciamo non è che ho fatto chissà che cosa, anche con la speranza di poter andare a prendere il libro che avevo preso in biblioteca a Bracciano, ma mi è arrivato qualche giorno dopo. Da quell'inizio di quel vlog, e dato che sono riuscita anche a farmi il telefono, il telefono è sicuramente l'avete visto da ieri dai video di lunedì, che è questo qua, il Xiaomi Redmi 12C. In più ho comprato pure una cover che è totalmente trasparente perché voglio fare tipo dentro un inserto di stopper. Allora, volevo portarmi con me, ma mi sono scordata questo telefono a casa e vabbè, adesso sto aspettando che sto accendendo il computer per aprire Word delle password perché mi sono scordata, non mi ricordo mai la password di Gmail, quindi sto aspettando che si accende per diciamo aggiornare questo telefono. No, no, non l'ho caricato, sta tipo al 40%, quindi non è quello il problema. Il libro è questo qua, Nick e Charlie di Alice Osman, e da come ho capito la biblioteca è quella di Valle Aurelia, che non hanno chiesto il contributo di 10 euro. Lo danno lo scambio interbibliotecario gratuito, quindi senza pagare il trasporto. Ho tempo un mese, penso che data di consegna è il 15-11, quindi entro il 15 dicembre lo devo riportare, quindi è più o meno 20 giorni. Credo in 20 giorni da poterlo tranquillamente leggere, quindi entro il 15 glielo riporterò. Devo solo vedere quando capita il 15 perché io di solito vado a Bracciano solo il martedì. Mi spiace, mi dite perché solo il martedì? Perché mia sorella lavora a Bracciano insieme al compagno e il martedì è il giorno in cui accompagno mia sorella a Bracciano, quindi tempo questa settimana e la prossima lo devo riconsegnare. Vado direttamente a controllare quando è il 15. Il 15 è un venerdì, quindi ho tempo, compresa questa 3 settimane per la riconsegna. Volevo portarmi con me, ma dopo non ho fatto più niente e sono scordata il telefono. Volevo farvi vedere la spesa di oggi, ma ho comprato carta igienica, biscotti che sarebbero le cucciole dei pavesi che a mia nipote piacciono, biscotti, fette biscottate. E abbiamo preso il caffè della Conad, questo qua che con la mia macchinetta è molto buono, questa qui della Termozella. Questo qua è gusto e aroma morbido e rotondo, quello blu
Non viene bene, cioè viene, ma non è corposo come questo. Vado a finire di aggiornare il mio telefono con l'applicazione, dopo lo metto sotto carica e domani inserirò la SIM, perché con quel telefono oggi mi serve. Installo tutte le applicazioni che mi servono e spero, forse dal prossimo video, di poter fare video con quelli. Però faccio una prova oggi, se riesco a fare qualche clip oggi di questa giornata. O se no, pazienza. Ci vediamo prossimamente. Sto riavviando per la terza volta oggi il mio Asus, il mio vecchio telefono. Ultimamente, cioè, ultimi 3 giorni c'è il problema che invece di caricare mi torna indietro, mi va in palla in tutti i sensi. Gli esempi che ieri sera mi faceva tipo le 6:10, quando erano tipo le 6:30. C'è uno scompenso tecnologico, una cosa assurda. Uno dei tanti motivi perché lo sto rifacendo, cambiando discorso, perché sennò frullo il telefono. Non vedo l'ora di averlo tra le mie mani, anche se preferivo averlo, non, cioè, averlo, cioè avermelo comprato e non chiesto in prestito in biblioteca, perché entro il 15 lo devo ridare. Sono così contenta da poterlo leggere cartaceo e non digitale. Mi piace troppo come è stato impostato. Molto, molto. Cioè, fatto benissimo. Se riesco, vedrò e faccio vedere la foto che mi piace tanto di questo libro. Allora, sto registrando con il telefono nuovo, vediamo com'è questa clip. Ho aggiornato tutto, tutto, tutto e adesso sto aggiornando Clue. Sto esportando i dati qui, tanto che non mi ricordo la password di Clue, cioè quello del ciclo mestruale. Quindi devo rimpostare la password e in caso me la scrivo su Word, dove ho tutte le password. Comunque, dopo stamattina mi sono ricordata la password di Google, quindi va abbastanza bene. Adesso dovrei mettermi a editare il video che dovrebbe uscire lunedì, che sarebbe dovuto uscire lunedì, ma non è uscito per vari problemi, perché ho avuto mia nipote tipo dalle 8:30 di mattina alle 9:30 di sera, quindi non sono riuscita ad avere, cioè non è che non sono riuscita ad avere un attimo di tempo, nel mentre che dormiva potevo editare il video, ma francamente non mi andava. E dopo mi sono messa a vedere dei video, quindi mi sono un po' rilassata, quindi non mi andava proprio di mettermi a editare. E nel mentre dopo Instagram mi sono messa a editare, dopo sono venuti a cena mio padre con mio zio, mia madre ha staccato la presa del computer, quindi dopo quando sono andata a rimettere. Cioè, mia madre mi ha detto: guarda che ti ho staccato la spina. Ma perché non hai lasciato attaccata la spina? Sai che non ho la batteria nel telefono, quindi perché non nel telefono, nel computer, perché cavolo me l'hai staccata? Cioè, se dovevi spazzare per terra, alzavi il filo e spazzavi per terra. Cioè, io adesso devo ricominciare tutto, 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 tutto da capo. E sta cosa mi manda ai nervi. E adesso francamente non mi va di editare perché sono le 4:10, tra un po' viene mia nipote, mi ci vuole una mezz'oretta buona, quindi uscirà, mi c'è 3:30, uscirà alle 8:30. Mi devo organizzare un po' con i vlog, poi proprio per questo che ho deciso di farle 5 giorni su 7 i vlogmas, proprio per questo, perché durante la settimana ho mia nipote e quando riesco edito in special modo il sabato e la domenica, almeno registro i video e li edito anche a volte, e la mattina ci riesco ma non sempre, perché a volte sono uscita, ad esempio stamattina sono uscita alle 8 e un quarto, sono rientrata tipo mezzogiorno, quindi è un po' un problema. Vabbè, vado a
rimettere questa applicazione. Noi ci vediamo domani, 1° dicembre, con un Vlogmas. Ciao!